fumo e altro. Porca miseria, che ha preso fuoco. Che cavolo sarà? Sua ferrovia. Stiamo andando a Roma Est senza figli, guardate, seggioloni vuoti, wow! No, a parte scherzi, stiamo andando senza figli finalmente a fare shopping in pace, visto che l'altra volta non ci hanno dato tregua. Stavolta che sono iniziati i saldi, li abbiamo scaricati a mia madre. Almeno speriamo di poter fare shopping in santa pace. E poi ho esultato anche perché sono tipo 3 giorni che mi fanno esaurire come una pazza, soprattutto quello piccolo. Cioè stamattina dovevo fare 100 cose prima di partire, non mi voleva fa niente, mi diceva sempre mamma in braccio, qualunque cosa che gli proponevo di fare non voleva fa niente, solo in braccio. Mamma mia, ci avrò almeno 3 ernie e poi ho casa super incasinata perché no. Cioè vuole sta sempre in braccio, mi farà impazzire. E quindi c'avevo proprio bisogno di questa mezza giornata di pace e shopping solo con Manuel. E quindi ecco, sono contenta, spero che riusciremo a trovare tante belle cose e che spenderemo tantissimi soldi. Adesso vi saluto che accendo la radio per sentire Ultimo in pace, visto che quando vengono i figli con noi in macchina dobbiamo sentire sempre o le canzoni dei Me Contro Te o mettergli i cartoni dei Bing, e quindi mo per una volta che non ci stanno mi voglio sentire Ultimo a tutto volume fino a quando non arriviamo. Ho provato qualcosa? Sì o no? Devo misurare. Ah, ok. Caldo a provare sta roba. Ma però uno specchio, vabbè.
perdonami, quello che ho detto il signore che non ho più fatto vedere questo. Ci piace? Ci piace? Certo, ogni giorno. Ma questa è felpa, questa è bellissima. Mettiamo le buste andando. Pigiamo. Questo per? Per me? Ah. Ma è gigantesco però. Deve essere comodo, un pigiama. Comodo sì, ma... fanno tanto grossi. E qui le taglie sembra grosse. Alzano troppo. Ma poi non ho capito perché non stanno a saldo. Ci siamo messi la mascherina perché c'è veramente troppa gente ormai. Devo dire che non sta tutto a saldo e quindi questa cosa mi fa arrabbiare. Le cose estive almeno dovevano metterle a saldo tutte. Non mi servono pantaloncini corti e maniche corte. Allora dove servono? Pantaloncini corti. Ma perché mi servono pantaloncini corti e maniche corte? Ma non so belli le peppa, dai. Infatti io lo volevo pigliare, che ne so, ci stanno dei trilli o dei stitch, però dopo sono a pantalone lungo. E l'autunno? Ma gli servono mezze maniche, cioè questi sono a mezze maniche, solo che hanno il pantalone lungo. Bellissima unicorno. Un po' più in piedi, eh? Un po' più in piedi, eh? Sì. Sarà intorno, l'ha per noi?
abbiamo preso mille cose. Mio marito già non vede l'ora di pagare. Certo. Allora, visto che siamo stati tipo 2 ore/2 ore e mezza dentro a Primark, adesso dobbiamo coprire il massimo del territorio nel minor tempo possibile. Certo. Si deve correre, sbrigarci, e mio marito è tutto un furore. Non vede l'ora di affrettarsi per negozi. Rito non ha capito che ci dovevamo sbrigare e come al solito sta procurandosi del cibo. La scrofa ha scelto il California. Io per esempio mi sarei presa il salmone. Allora, stiamo sulla strada del ritorno e abbiamo visto che l'incendio ancora lo stanno spegnendo per strada, ancora passano gli elicotteri per spegnerlo e mio marito, il ficchino Manuel, ha letto ha letto praticamente che è dipeso dai freni del treno e non so se si sono surriscaldati e hanno, non so se hanno mandato delle scintille, c'era della sterpaglia e quindi ecco, siamo sotto la galleria. E va bene, noi stiamo tornando a casa dai nostri piccoletti e poi vi farò anche lo svuota la spesa di tutto quello che abbiamo comprato. Poi se volete facciamo misurare anche a mano i pantaloncini che si è comprato e vedete quanto sarà bello. Eccoci qua. Allora, siamo tornati a casa, abbiamo cenato prima perché morivamo di fame e soprattutto i figli non vedevano l'ora di mangiare. E adesso vi faccio vedere le cosine che abbiamo comprato. Purtroppo ci siamo stati soltanto mezza giornata, quindi abbiamo fatto in tempo a malapena a vedere 3 negozi, perché da Primark quando entro là dentro io perdo la cognizione del tempo e dello spazio, quindi ci siamo stati veramente tantissimo. Dopo era tardi, quindi ho visto giusto un altro paio di negozi e siamo dovuti correre via, quindi la maggior parte delle cose le ho prese da Primark. E poi abbiamo riportato un pensierino per uno ai cuccioli, perché ogni volta che li lasciamo, che ce ne andiamo da qualche parte, gli portiamo qualcosa. Allora, per Liam questo qui, che sarebbe un gonfiabile che tu lo prendi a pugni e non cade mai per terra, ok? Per Scarly invece, fallo vedere a papà, amore. Giralo, così, guarda, così. Ok, vai. Poi per Scarly invece abbiamo visto che Diana ha iniziato a fare una linea di bamboline a sorpresa. E quindi gli abbiamo preso questa a Scarly. Mo dopo la apriamo, fammi finire di svuotare le cose che abbiamo comprato. Poi, allora, da Calliope, Manuel si è preso un paio di pantaloncini corti. Questi qui da giovane, da ragazzetto. Anche se ragazzetto ormai non è, però questi sono carini. E questi li abbiamo pagati 17,99. Dopo ve li fa vedere indosso. Sì. Perché non devi fare la sfilata? Poi, allora, tutte queste altre cose da Primark. Allora, sempre Manuel si è preso un altro paio di pantaloncini corti, così tipo in jeans neri.
questi pagati 13 euro. Poi io mi sono presa i leggings, classici leggings neri, semplici proprio, pagati 4 euro. Infatti ne dovevo prendere 10 paia, però vabbè. Poi io mi sono presa un paio di jeans semplicissimi, proprio, ok, sempre 13 euro anche questi. Poi un altro paio di jeans, però questi da ragazzetta, e ormai ormai tanto ragazzetta non è. Vabbè, anche tu l'hai presi da ragazzetto, quindi è casino. Facciamo finta. Allora, eccoli. Questi un po' larghetti, con strappi. Dietro semplici. Pagati, mi sembra sempre... questi 19. Poi, allora, mi sono presa un pigiama bellissimo con i mini pony, pantaloni del pigiama e canotta corta, bellissimo questo con i mini pony, era uno dei miei cartoni preferiti quando ero piccola. Scambio appena l'ho visto, ho fatto... bellissimo pigiama. Poi un altro, diciamo pigiama, più che altro è una camicia da notte di Stitch, bellissimo. Questa è veramente bella. Ok, allora aspetta, il pigiama l'ho pagato 7 e la camicia da notte sempre 7. E poi adesso tutte cose per i figli. Allora, ho preso Scalli, ci sono cose per voi. Allora, ho preso le mutandine per Liam della Marvel, degli Avengers. Ok. Che sarebbero 6 mutande e l'abbiamo pagata 7 euro. Poi, Scarli, c'è qualcosa che ti interessa qui se vieni, Dai, sbrigati, corri! Questo vestito... Era quello che ti avevo promesso l'altra volta, ti ricordi? Questo bellissimo vestito da principessa. Mamma te l'aveva promesso, amore. Questo l'ho pagato 16, mi sembra, sì, 16 euro. Poi, queste due canottierine per Scarli, questa gialla con le conchiglie tutte colorate e questa rosa con la sirenetta. E queste le abbiamo pagate 6, cioè 3 euro l'una, perché 6 tutte e due. Poi quest'altra magliettina a mezze maniche per Scarli con tutti gli unicorni, pagata questa a 2,50 euro. Quest'altra sempre pagata a 2,50 euro, tipo maculata. Poi queste altre cose sono per Liam, cioè la felpa, la felpa degli Avengers pagata 8 euro. Wow. E poi la magliettina sempre della Marvel pagata 4,50 euro, mi sembra, sì, 4,50 euro. Quest'altra con Hulk pagata sempre 4,50 euro. E l'ultima pagata 2 euro con gli squaletti. Liam,
Vieni un po' qua. Guarda un po' mamma che ti ha comprato. La magliettina con gli squaletti. Poi ti ho comprato. Prego, amore. Poi ti ho comprato questa. Hulk, hai visto? E poi ti ho comprato. Ma non è a casa! Cacca mamma, papà! È capita in America questo. E questo? Questo chi è? Bravo! Okay. Eppure questa è la tua, vedi, con tutti i supereroi? Ragno qui. Sei contento? Ragno qui, no? Ragno non c'è qui. Ragno qui, no? Ti piace? Anche le mutande. Ah, anche le mutande mamma ti ha comprato degli eroi, guarda. Belle. Mamma te la deve prima lavare, dopo te la metto. Allora, tutte queste cose, ho detto tutti i prezzi, ma in totale abbiamo speso 106,50 euro. Però comunque sia per tutta questa roba è comunque poco. Allora, che vi dico, questa giornata è finita, siamo stati molto bene, siamo riusciti a comprare in pace senza figli stavolta. Però comunque sia ci sono mancati tanto. E niente, nei prossimi giorni vi faremo vedere altri acquisti, perché comunque i saldi sono appena iniziati e quindi per mesi e mesi acquisterò tante belle cose per la mia felicità, diciamo. E va bene, via, un bacione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate i bravi, mettete mi piace ai video.